Come vi dicevo, anche domani sera celebreremo la Santa Messa proprio nel giorno dedicato alla festa di Sant'Andrea. Celebreremo la Santa Messa alle ore 21, in cui ricorderemo tutti i defunti. Alle ore 21 abbiamo chiesto permesso alla polizia locale di posticiparvi qualche minuto il rientro a casa, quindi comunque mi hanno detto che basta che siamo a casa per le 22:10, 22:15, quindi non c'è problema per venire alla messa. E invece volevo dire, se qualcuno di voi è nato, proviene dalla campagna, ecco, o se vi capiterà qualche volta di andare a visitare quella bellissima meraviglia della natura che è la costiera amalfitana, nella città di Amalfi è conservato il corpo di Sant'Andrea. Voi direte, ma come mai ad Amalfi? Perché tutte queste reliquie importanti della Chiesa orientale erano conservate a Costantinopoli. Ma quando i turchi hanno assediato Costantinopoli e stavano per conquistarla, avrebbero distrutto tutto, e allora hanno mandato via queste reliquie. Le hanno fatte arrivare qui in Europa, molte in Italia, ma anche in Francia, anche in altre nazioni, anche in Germania per esempio. Bene, e siccome Amalfi era una delle quattro repubbliche marinare, no? Pisa, Venezia, Genova, Amalfi, e gli amalfitani tenevano il contatto con l'Oriente, con le loro navi, trasportavano merce, ma trasportavano anche i soldati, eccetera. Venne affidato appunto agli amalfitani di questa reliquia importante del corpo di Sant'Andrea, che è conservato nel Duomo di Amalfi. Quindi c'è un gemellaggio particolare tra noi ed Amalfi. Quindi se ci capiterà di andare a fare un pellegrinaggio, andremo ad Amalfi, guarderemo le bellezze naturali della costiera amalfitana e poi andremo a pregare Sant'Andrea. In particolare la testa di Sant'Andrea invece, che era conservata a Roma, Paolo VI l'ha ridata alla Chiesa orientale come segno di unità, appunto come dicevo prima, come segno che deve riattivarsi un dialogo tra questi due polmoni della cristianità, l'Occidente e l'Oriente.